Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura riporta un duro ammonimento del profeta Geremia che parla per conto di Dio al popolo eletto dal Signore. Di dura cervice, dice, di testa dura, sono dei testoni. Il profeta a nome di Dio rimprovera l'ottusità, la testardaggine, la caparbietà di questo popolo che è stato fatto oggetto dell'amore di Dio, della predilezione divina e che tuttavia si ostina a fare orecchie da mercante. Dio, come un padre affettuoso, premuroso, non si stanca mai di richiamarlo sulla retta via, alla fedeltà, all'osservanza della sua legge data, fate attenzione, perché siano felici, non perché siano infelici o schiavi, no, per realizzarne la felicità. Ma questi non ascoltano, non ascoltano e non rispettano gli impegni solennemente assunti con Dio dai loro padri, l'alleanza. Dice il profeta Geremia: ascoltate la mia voce. Dio, attraverso il profeta Geremia, ascoltate la mia voce, allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo e camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici, perché siate felici. È questo quello che vuole Dio da noi, vuole farci felici. E noi, anzi, prima il suo popolo e poi noi, che siamo il suo nuovo popolo, non lo ascoltiamo, non prestiamo orecchio, anzi, loro, l'antico Israele e noi, il nuovo Israele, operarono secondo la durezza del loro cuore malvagio e invece di andare avanti sulla via del bene e sulla via verso la felicità, si sono voltati indietro. Ancora continua il profeta Geremia: io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervice divenendo peggiori dei loro padri, peggiori dei loro padri. Questo monito, cari fratelli e sorelle, come ho già anticipato, vale tanto per l'antico Israele, popolo eletto, ma quanto più per noi, nuovo Israele, nuovo popolo di Dio. Israele nella storia della salvezza, nella Sacra Scrittura, ha sempre fatto avanti e indietro, richiamato, Signore perdonaci, poi il Signore perdonava e quelli si allontanavano nuovamente ancora più lontano, preferendo l'idolatria, preferendo l'apostasia, preferendo la corruzione morale e il rifiuto sistematico di ascoltare i profeti. Il Signore ha mandato in ogni età i suoi profeti. E che cosa hanno fatto dei profeti? Li hanno uccisi, li hanno lapidati, li hanno scherniti, li hanno ghettizzati. E oggi in circostanze diverse, ma non si ripetono esattamente le stesse cose? Non notiamo, cari fratelli e sorelle, soprattutto qui, nel centro della cristianità mondiale, che è l'Italia e poi Roma, uno stato di apatia, di indifferenza, di pericolose deviazioni dottrinali e morali, fino all'aperta avversione e all'odio per i valori del cristianesimo e della Chiesa cattolica, che è universalmente oramai riconosciuta come responsabile di tutti i mali della storia, contro la stessa storia, contro la stessa storia, perché coloro che, mossi da una ignoranza arrogante che nasce da pregiudizi falsi, accusano la Chiesa e il clero e chi più di tutti i mali della storia, hanno dinanzi a loro l'evidenza della falsità di questi giudizi. No, l'abbiamo detto tante volte. Esistono gli ospedali. Perché esistono gli ospedali? Perché l'ha inventata la Chiesa. Possiamo leggere i classici, anche pagani, anche quelli non cristiani. Perché? Perché gli ecclesiastici li hanno tramandati, altro che oscurantismo. Le scuole pubbliche, chi le ha inventate? Le ha inventate la Chiesa. Alcuino, ministro di Carlo Magno, era un ecclesiastico.
L'istruzione per tutti, chi l'ha data? I monaci, gli ecclesiastici. Se l'Europa è centro di civiltà, lo deve alla Chiesa, che sono 2000 anni che predica il Vangelo. L'assistenza ai più deboli, agli orfani, agli ammalati, agli anziani. Ma di chi è tutta questa roba se non del Vangelo? È portato da uomini di Chiesa. Sì, è vero, ci sono stati anche uomini di Chiesa ignobili che si sono comportati in modo innominabile, in modo terribile, ma hanno già ricevuto la loro ricompensa dal Signore, che giudica le colpe personali. E coloro che si sono comportati in questa maniera lo hanno fatto contro il Vangelo, contro il Vangelo. Il Signore non ci ha mandato i profeti, ma ci ha mandato i santi. Sono 2000 anni che abbiamo, siamo pieni di santi, ovunque andiamo, in centro Italia, a qualunque paese dove andiamo c'è un santo che ci ha lasciato scritti, esempi di virtù. E ancora, come se non bastasse, negli ultimi tempi ci ha mandato sua madre, la Madonna. Almeno riconosciamo in quelle apparizioni riconosciute Lourdes, La Salette, Fatima, Banneux, Roma nel 1947, la Vergine delle Tre Fontane. E invece noi, come il popolo antico, ecco che siamo di dura cervice, testoni che non vogliono capire e non vogliono accogliere il Vangelo e l'insegnamento perenne del Magistero della Chiesa, dei santi padri, dei santi, dei papi, dei pastori. E il salmo responsoriale che abbiamo letto nella, appunto, nella liturgia della parola, ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Di questo salmo, il salmo 94, ci dà una interpretazione autorevolissima e ispirata alla lettera agli Ebrei, la quale al capitolo 3 cita un grande brano di questo salmo e lo commenta e dice: per questo, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, qui cita il salmo, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, e va citando il salmo per diversi versetti. E poi commenta: guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede, che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura quest'oggi, perché nessuno di voi si indurisca sedotto dal peccato. Siamo diventati infatti partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuta da principio. La lettera agli Ebrei mette in evidenza particolare la voce di Dio che risuona nel Salmo. E noi, cari fratelli e sorelle, anche noi siamo quei viventi nell'oggi, in quest'oggi, quando risuona la voce di Dio, perché la voce di Dio risuonerà fino alla fine dei tempi, in quest'oggi in cui ci troviamo, proprio adesso, in questo momento, risuona la voce di Dio. Tutte le volte che apriamo la Sacra Scrittura, lì risuona la voce di Dio. Tutte le volte che viene un'ispirazione a fare qualcosa di buono, a fare qualcosa di migliore, a rinnegare noi stessi, risuona la voce di Dio. Viva! E che cosa bisogna fare? Occorre da parte nostra docilità, semplicità, abbandono e piena disponibilità ad assecondare la voce di Dio, ma soprattutto occorre fede viva, luminosa, per tradurre la voce di Dio in pratica. E come? Nella carità, perché è la carità che realizza la fede. Le opere della carità rendono viva la fede. L'oggi della misericordia di Dio, cari fratelli e sorelle, risplende su ciascuno di noi finché siamo in questo mondo, perché questa è l'età è il tempo della misericordia. Finché siamo qui, tocca a noi, cari fratelli e sorelle, non chiudere il nostro orecchio e non indurire i nostri cuori sedotti dal peccato. Solo così potremo entrare in possesso di quella pace e felicità e stabilità che il Signore ha promesso
qui in questa terra vi do la mia pace, vi lascio la mia pace, non quella che lascia il mondo, ma soprattutto entrare in quella felicità che è l'eterna beatitudine. E il Vangelo che abbiamo appena ascoltato non è che la conseguenza pratica di questo che abbiamo detto finora, della profezia di Geremia e del Salmo responsoriale. Abbiamo visto Gesù cacciare via un demonio che rende muto il povero uomo che ce lo ha addosso e che quando inizia a parlare tutti si stupiscono. A quel punto cosa succede? I farisei stanno lì invidiosi, con la bava alla bocca, e dicono: non è possibile che tu cacci il demonio con la forza di Dio, questo è Satana. È assurdo. Gesù, con un ragionamento chiaro, cristallino, logico, dimostra l'illogicità e l'assurdità del loro ragionamento e delle loro affermazioni. Se egli, cacciando Satana per virtù di Satana, se ne dichiara nemico, era evidente che quelli che gli si opponevano in realtà erano con Satana. E per questo Gesù dice: chi non è con me è contro di me. Fratelli, sorelle, dal momento che il Vangelo è annunziato, che conosciamo la dottrina, che conosciamo la verità, non è possibile più un punto medio tra Cristo e il resto. No, non è possibile, non c'è compromesso fra Cristo e Belial, dice San Paolo. Tra il vantaggio di essere tutto suo, suo discepolo, e la disgrazia di essere suo nemico. Non è permesso, cari fratelli e sorelle, essere indifferenti, essere neutrali. Io sto in mezzo, decido, l'agnosticismo, quando conosciamo il Vangelo. Il problema è che oggi il Vangelo non si conosce più, perché tutti quei pregiudizi anticristiani, anticlericali, di cui parlavamo prima, quante volte capita di sentire discorsi del genere, partono da un'ignoranza reale del Vangelo. Non si conosce ciò che ha detto Gesù e ci si maschera dietro: ah, ma la Chiesa ha adulterato le scritture. Ma che ne sai? Ma le hai lette? Ma sai per caso a quando risale il più antico pezzetto di papiro conservato? Al 125, è del primo secolo, del secondo, primo e secondo secolo, è un pezzo del Vangelo di Giovanni, papiro Cesterbetti, e corrisponde esattamente a quello che ci abbiamo oggi. Il codice di tutta la Sacra Scrittura completo, scritto su pergamena, integro, più antico che abbiamo, sapete di quando è? Del quarto secolo. Quando la Chiesa avrebbe adulterato le scritture? Se esistono codici a Leningrado, a Roma, in Siria, nei posti più svariati, e coincidono, corrispondono sostanzialmente. Quando la Chiesa si sarebbe fatto questa cospirazione per inquinare la figura di Gesù, che se è Dio avrà anche i mezzi per farci arrivare la sua parola integra, non credete? Quindi chi non è con lui è contro di lui. Chi ascolta la voce di Dio, chi è docile ai suoi comandamenti, ai suoi ammaestramenti, alle sue ispirazioni, chi presta docile orecchio alla sua voce, chi è pronto a leggere i segni dei tempi, la voce del magistero della Chiesa, dei padri della Chiesa, dei santi, dei papi, dei pastori, si schiera con Cristo. E chi invece guarda tutto con spirito critico, chi vuole tutto discutere e mettere tutto in crisi, chi si crea problematiche assurde e insolubili, chi vuole ridimensionare il Vangelo minimizzando i doveri del cristiano, chi non vuole abbracciare la croce e rinnegare se stesso, chi rifiuta di mettersi umilmente alla sequela di Cristo, scegliendo la stessa via che egli ha scelto, quella stretta, dura, in salita del sacrificio, beh, costui non è di Cristo, in pratica rinnega la sua fede. Fratelli e sorelle, è l'ora di scegliere, non è possibile indugiare oltre, o con Cristo o contro Cristo,
o raccogliamo con Lui o disperdiamo. La finalità è sempre quella, per la vostra felicità in questa vita e nella prossima. Allora facciamola questa scelta. Si tratta di vivere con fedeltà ancora un poco, solo un poco appena, soltanto fino alla nostra morte. Ma già adesso, se scegliamo per Cristo, abbiamo quegli aiuti di grazia e quella pace inalterabile che il mondo non conosce e che non ci può essere tolta da alcuna forza al mondo, fuorché dalla seduzione del peccato alla quale siamo noi a cedere. È il peccato fonte di turbamento. Allora, cari fratelli e sorelle, scegliamo per Cristo, abbracciamo Cristo, abbracciamo la nostra croce quotidiana, viviamo conformemente alla nostra fede e non avremo da temere alcun male in questa vita e in quella che è lì prossima a venire. Siano lodati Gesù e Maria.